I just flip the switch. Buongiorno a tutti, buon sabato. Oggi è sabato, non mi chiedete che giorno esattamente perché non mi ricordo, però oggi è sabato e oggi stiamo andando per ora da mia mamma, io e Gialisa, che dovrebbe esserci le mie due sorelle. Loro vuole andare in centro a fare un po' di shopping, quindi adesso vediamo cosa fare. E da pettegola che sono, sto guardando dentro l'appartamento che c'è davanti a casa mia. Praticamente c'è così, ci sono questi due appartamenti che prima erano abitati da persone e adesso, visto che l'hanno trasformato in Airbnb, stavo controllando infatti poi online, ho visto che gli appartamenti li hanno messi tipo 140 pound a notte, like tantissimo. Però posso capire, perché comunque è centro del posto dove vivo io, della mia area, e quindi diciamo che è abbastanza attrezzato, è abbastanza vicino a bus station, c'ha il tram, c'ha il council, c'ha il shopping center, quindi tutto a portata lì, proprio a piedi, due passi a piedi, quindi credo che per quello che abbiano messo quel prezzo. E comunque te vi porto con me. Avrei dovuto fare l'unboxing della parrucca che mi è arrivata ieri, però lo farò probabilmente in questi giorni. Dovrò togliermi i capelli, lavarmi i capelli, stirarli e poi provarla, e faremo tutto questo insieme in questo vlog probabilmente. Quindi ho quello unboxing da fare e anche l'unboxing di Hey Bod, che è una linea di skincare australiana che mi hanno mandato i loro prodotti da provare, e quindi quello lo farò poi sempre in questo vlog. Quindi spero che vi piaccia questo vlog e sono stra emozionata, perché in questo periodo qua succederanno tantissime cose, come avete visto dal vlog precedente. Ovviamente sono fidanzata, finalmente ho il mio anello che volevo così tanto, finalmente sono fidanzata, e vi farò probabilmente un video a parte in cui vi racconterò diciamo tutta la nostra storia, come ci siamo conosciuti, come siamo arrivati a questo punto, e probabilmente vi mostrerò anche nei vlog successivi i preparativi al matrimonio. Vi dico già che il matrimonio che vogliamo fare, non voglio fare una cosa in grande, e anche come avete visto la proposta di matrimonio, io sono contenta di come me l'ha fatta, perché io odio queste cose in grandi, dove c'è tanta gente, dove sei al centro dell'attenzione. E voi direte, Cisi, fai a non voler essere al centro dell'attenzione che sei sempre su YouTube? Yeah, sono su YouTube, ma sono su YouTube in camera mia, e voi state vedendo i miei video da camera vostra, dal vostro salotto, da casa vostra, senza che io sono lì a vedere che voi, you know, capite? Io non voglio essere al centro dell'attenzione, odio essere al centro dell'attenzione, quindi ho sempre detto al mio ragazzo, al mio fidanzato, se mi devi proporre fare la proposta di matrimonio, per, mi raccomando, non farmi la proposta di matrimonio in giro, al ristorante, in mezzo a gente che poi proprio udisce, perché ti giuro che io ti dico di no e poi scappo via in lacrime, perché veramente, come vi ho detto, io centro d'attenzione 000. E quindi me l'ha fatto come volevo io, in modo privato. E anche il matrimonio non faremo una cosa in grande, poi anche perché per ora lui sta passando un periodo un po' brutto della sua vita, molto molto grigio, e quindi non è neanche tanto nel mood di festeggiare, e quindi ovviamente non, nessuno è nel mood, però comunque avevamo già progettato di fare e di sposarci e cose varie, e purtroppo dobbiamo comunque continuare con la nostra vita, e quindi ci sarà quello, e ci sarà anche un altro avvenimento che dovrò preparare, poi vabbè ve ne parlerò più avanti quando sarà il momento. E iniziamo con la giornata di oggi. Sono stracontenta, ragazzi, like, non so se vedete il sorriso che ho in faccia, boh, like, I don't know, sono troppo contenta. Arriviamo più tardi. Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind, ooh girl, nah, nah, ooh girl. When I'm down, lift me up with your company. There's no telling what you and me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight. Something good inside. Set you free, let you lose all track. Alle prese la stampante.
La rimando? Ciao. Ciao Giangiang. Hi. You wanna say something to my YouTube subscriber? No. No, no. Ok ragazzi, siamo a casa di mia mamma e abbiamo deciso ora. Perché sono così pallida? My mommy watched your channel and she didn't subscribe. I know. Abbiamo deciso di andare a casa di mia sorella, che è la maggiore, che è la sorella che per cui sono venuta qua, che dovevamo andare in centro. Ha deciso benissimo di andare in chiesa alle 3 del pomeriggio. E quindi ho detto, vabbè, cosa facciamo? E quindi insieme alla casa di mia sorella dentro. Oggi credo di aver esagerato veramente tantissimo a mangiare, ho mangiato come un bufalo e sono strapiena. Indovinate un po', stasera vado a mangiare la pizza a San Carlo con il mio fidanzato, perché gli è venuta voglia di mangiare pizza stasera e mi fa voglia di pizza, andiamo. Faccio ok, va bene, anche se ho già mangiato, però non importa, arriverò lì, sicuramente mi verrà un po' fame, però prenderò comunque qualcosa di piccolo, un piccolo cocktailino analcolico. E quindi ho appena lasciato giù Jalisa con mia mamma, a casa di mia mamma, e basta. Jalisa era un po' sorpresa, mi fa, ah, ma come, in che senso mi lasci dalla nonna? Faccio, Jalisa devo uscire, you know. Bisogna uscire. No, è arrivata mia sorella. Sandra, vieni più avanti, no? E quindi vi porterò con me, ovviamente, cercherò di fare qualche video. Sapete che ormai ultimamente non riesco a fare video, perché mi vergogno soprattutto davanti a lui. Però cercherò di portarvi con me e piuttosto faccio un video col cellulare. Anche se quando è sera video col cellulare veramente la qualità veramente fa schifissimo. Anche adesso, ora come ora, non è che sia al massimo del massimo. Vedete com'è fuori buio. Che temperatura di colori diverse. Cioè io sono stracalda e fuori è tipo strafreddo. Però sì, adesso vado a casa, mi preparo, faccio una doccia, mi trucco e poi mi preparo. Quindi ci vediamo dopo. Ok, alla fine ho deciso di cambiarmi. Volevo, ok, forse voi non sapete tutta quella, il mio ragionamento che avevo dentro la mente, però inizialmente non volevo prepararmi, nel senso volevo andare direttamente vestita come ero vestita, perché tanto se non sono a mangiare una pizza veloce, però io non ce l'ho fatta, quindi mi sono dovuta cambiare completamente. Mi sono messa questo vestito bianco che avete visto nella haul di Shein, questa specie di camicia, giacca, la borsa, e quindi metterò gli stivali che arriveranno, quelli sopra il ginocchio, neri, semplici, easy easy. Adesso mi ha chiamato mio ragazzo, mi ha detto di scendere giù, quindi adesso vado. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? Ragazzi, sono appena arrivata a casa, quindi concludiamo oggi così la giornata e ovviamente registrerò qualcosa anche per domani, se farò qualcosa di interessante, quindi ci vediamo domani. Buongiorno, oggi è domenica e ovviamente ci siamo svegliati veramente veramente tardi, non siamo riusciti ad andare in chiesa e quindi sono svegliata a mezzogiorno, ragazzi, e infatti come tutta la mia faccia sono veramente stanca, ma soprattutto, come dico sempre, sono stanca di questo tempo. Fa freddissimo, cioè non freddissimo, però sono 13 gradi. In teoria da questa settimana doveva esserci almeno una 16 gradi, 17. Ed esserci una buona temperatura, invece è già cambiato il meteo. E quindi sono abbastanza depressa. Ho bisogno di spostarmi, ho bisogno di andare via e non ce la faccio più con questo tempo. Però sì, dai, adesso mi sono preparata un attimo per andare a fare la spesa velocemente. Poi soprattutto oggi è domenica e oggi chiudetto prestissimo, 4 e mezza, quindi ci conviene andare a fare la spesa adesso, perché adesso in casa non c'è letteralmente nulla, quindi adesso vado a fare la spesa. Ok, sono appena tornata alla spesa, sono esausta, sono stanchissima e ho speso un po' di soldi, però io non sapete com'è. Oggi, come vi ho detto, niente di speciale, siamo qua a casa. Mi rilasserò, mi riposerò, perché poi da domani
ricomincia tutto il casino. Domani riaprono le scuole, però la mia università non aprirà fino alla settimana prossima. Però questa settimana comunque dovrò iniziare a guardare un po' in giro un po' di robe per il matrimonio e tutto. Quindi sarà una settimana un po' impegnata. Chi lo sa, se vi porterò con me, bene, se no sapete the drill ormai. E quindi volevo solo aggiornarvi leggermente, così velocemente, ma veramente non sta succedendo niente di che. Dovrei tagliare i miei capelli? Sbatti? Zero, like, zero, zero, zero sbatti di farlo. Se mi viene voglia mi alzo dopo e provo a farlo, se no mi farò un pisolino sul mio letto, ora come ora. So, a dopo o domani, comunque sia, next clip. Buongiorno a tutti, oggi è martedì, ieri non ho vloggato nulla perché ieri sono andata a lavorare. Solitamente quando vado a lavoro non faccio nulla di speciale perché vado a lavoro dalle 8 alle 4, poi torno a casa e basta. Ieri ho annunciato finalmente la data del mio matrimonio, sono so contenta, super contenta. Faremo il matrimonio il 12 di maggio e sarà super presto la mattina. Alle 9:10, ma era l'unico orario che avevano e quindi boh, mi dovrò un po' arrangiare con i capelli e il trucco, perché non penso che troverò qualcuno che sarà disponibile a venire così presto la mattina per truccarmi tutto. Però almeno sono contenta di fare questo. Faremo, come ho già detto, penso, vi ho già detto, un matrimonio piccolo. Una cosa veramente semplice, un rito piccolo, breve, semplice. E poi quando sarà il momento ovviamente ci sposeremo come si deve, magari tra un anno o quello che è. Questo è l'invito da Manchester. Quindi sono stracontenta di questo. E poi come vedete, ragazzi, oggi c'è il sole. I'm so happy. Oggi c'è il sole, ci sono 15 gradi, quindi almeno questo aiuta. Tra un po' vado a vedere una sala, perché so, nel frattempo, a parte il matrimonio, sto anche organizzando un'altra festa di cui non posso parlarvi per ora, però ve ne parlerò più avanti. E quindi devo andare a vedere questa sala qua per fare tutti i preparativi e robe varie. E quindi adesso vado. Prima vado a Poundland, vado a cercare le batterie, perché mi si è morta la batteria del deodorante del salotto e di quello di giù, e anche le batterie dell'orologio. Quindi devo andare a prendere la batteria prima di tutto, e poi dopo prendo la macchina e vado a vedere questa sala. Quindi oggi giornata commissioni. In più devo togliermi questi capelli perché oramai sono più di un mese che ce l'ho. Solitamente io non tengo i capelli per così tanto tempo, solito dopo 3 settimane già mi rompo, ma questa volta sono durate e so che andano un po' troppo oltre. Quindi andiamo a fare le commissioni. Batteria presa. Ragazzi, con questi occhiali non riesco a vedere niente, non riesco a vedere se sto registrando o no. Riesco a vedere lo schermo del mio cellulare, ma non riesco a vedere lo schermo della telecamera. Ho comprato le batterie e le ho lasciate giù un attimo a casa, e adesso ho preso la macchina e mi dirigo alla sala. Non dovrei mettere il navigatore perché più o meno so dov'è, perché sono stata lì una volta per un compleanno, però era notte, quindi speriamo che mi ricordo. Dovrebbe essere comunque 5 minuti di 5 minuti di strada. Comunque a dopo. Ok, sono appena arrivata, la sala è proprio quella lì, quindi adesso cammino verso lì, non so se riesco a riprendere qualcosa. Ovviamente dirò che ho bisogno di queste riprese da far vedere al mio ragazzo, ma comunque questa è la sala, mi sto avvicinando, non so neanche dove è l'entrata, andiamo a provarla, penso che sia quella di là, adesso proviamo. Dovrebbe essere la sala, però sono trovato se c'è qualcuno qua dentro. Di qua. Ok. Carino però qua. Un sacco di luce. Anche qua dentro potrebbe essere carino fare baby show, senza aprire la sala, così abbiamo le sedie e tutto. Allora, questa è la sala.
un sacco di spazio, poi mi piace che ci sono tutte le vetrate, quindi può entrare un sacco di luce, e poi c'è anche il bancone dove possiamo mettere da mangiare e mettere tutte le robe lì e usarlo come bar comunque. Ci sono, ok, appena terminato. Mamma mia, il sole che c'è qua veramente. Oh, I like it. Mettere macchina. Ouch. Uff. Allora, la sala, come avete visto, stra spaziosa, stra grande. Ci danno la possibilità di utilizzare tutte le loro sedie e tavoli. Hanno un sacco di spazio. Dovrei vedere un'altra sala, però adesso non mi ricordo più il nome di quella sala lì, poi me lo sono scritto sulla mia agenda. Ho un'agenda fisica e non so per quale diavolo motivo l'ho scritto lì. Ok, ho trovato l'indirizzo del nuovo posto. Il nuovo posto è letteralmente a 2 minuti dall'altro. L'unica cosa che già non mi piace di questo posto qui è che il parcheggio è molto piccolo, molto riservato, molto limitato rispetto all'altro posto. L'altro posto aveva molto più parcheggio e qua già fortuna che ho trovato un posto, quindi adesso già questo è una cosa brutta, però come vi ho detto qua l'orario è più lungo, quindi vediamo se me lo fanno vedere, perché sembra che ci sia un po' di gente, ci sia un bel via vai, quindi adesso entriamo. Sono appena uscita dal secondo posto, purtroppo non vi posso mostrare, non vi ho potuto mostrare la sala perché comunque c'era un altro evento. E adesso vi spiego tutto in macchina. Uff, ma che caldo fa! Stavo registrando, poi c'era qualcuno che mi guardava, mi sono... ho visto l'altra sala, non potevo ovviamente mostrarvi perché c'era un evento in corso e quindi mi hanno fatto vedere semplicemente veloce, quindi non potevo mostrarvi perché c'era altra gente. Il posto è molto più piccolo, un po' più... un po' più buio, quindi non so, come luce non mi piace. Sapete comunque che io voglio avere una bella luce, quindi non mi fa impazzire. Però è dalle 2 alle 7, quindi ho molto più tempo per togliere tutte le decorazioni e cose varie. E mi hanno detto comunque che in teoria mezz'ora uno riesce a fare le decorazioni, poi mezz'ora le riesce a togliere e pulire il tutto. Hanno anche una cucina che posso utilizzare dove conservare le cose, ma la cucina è molto molto lontana dalla sala e quindi mi sembra, secondo me, un po' troppo scomodo. E quindi adesso ne parlo con il mio hubby to be, my husband to be, il mio fidanzato, il mio futuro marito. Ne parlerò con lui e poi vediamo cosa mi dice. E, purtroppo non gli posso far vedere niente, neanche un video o notte, perché... però mi fa impazzire, vi dico la verità. Anyway, adesso controllo dov'è il mio pacco di Amazon, che sto aspettando un pacco da Amazon che dovrebbe arrivare a casa di mia mamma, quindi se preferibilmente qua vicino, così almeno vado direttamente a mia mamma, prendo il pacco e poi torno a casa, perché sennò dopo mi tocca uscire di nuovo. E poi qualche minuto, qualche un'oretta fa mi ha chiamato la scuola di Giarisa chiedendomi se lei avesse allergie, perché mi ha detto che quando era a scuola aveva gli occhi gonfi e continuava a starnutire. Ho detto, ma Giarisa non ha niente, lei sta bene. E mi fanno che può darsi che lei abbia qualche allergia e cose varie, quindi devo chiamare subito il GP e prenotare l'appuntamento per lei, così almeno me la controllano e vedono cosa. Se ha qualche allergia, oh my god, spero che non abbia allergie, perché non sono della mia famiglia allergie. Io mi devo beccare questa situazione con lei, non so neanche come gestirla, vi dico la verità. No, la primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme, yeah, pero ahora no. El problema fue amarte, yeah, sabiendo que no sientes nada y no sabes. Non ho assolutamente voglia di togliermi queste treccine, perché veramente con questa bella giornata si potrebbero fare così tante cose. Però at the same time sono qua da sola, quindi cosa posso fare? Nulla. So, adesso mi tolgo le treccine e tagliamo insieme, metterò un po' di musica così almeno mi distraggo. Tanto sono abbastanza grosse, quindi ci metterò poco tempo, in teoria. E poi dopo ci sarà tutta la parte più pesante, quindi lavarli, asciugarli, piastrarli, il piastro, boh. E poi farmi i cornrows. Finirò stasera, lo so già. Gli sta già facendo male alla schiena, immagino. Wow. So, iniziamo. Non sabes che... Esta mi despedida, vete con el que te hundía. Suerte que ya no eres mía, yo ya no te aguanto, no. Esta mi despedida, vete con el que te hundía.
que ya no eres mía. Yo ya no te aguanto, no. Lo peor es que te haga creer que es de verdad, pero no, no lo es. Antes lo dudaba, ahora no. Y dice que quieres mi mano. Lo peor es ver que te hice más fuerte de lo que quise. Solo hay nubes grises. Yeah, yeah, yeah. Tranqui, que eso se me pasa. Que yo ando chilling en casa. Que lo que quiero te pasa. Más de nivel. Esta mi despedida. Vete con el que tú un día. Suerte que ya no eres mía. Yo ya no te aguanto, no. Esta mi despedida. Vete con el que tú un día. Suerte que ya no eres mía. Yo ya no te aguanto, no. Lo siento. Pasa paga por todo lo que has hecho. Y con interés pa' que sienta lo que siento. Ya sabemos tu corazón estrecho. Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento. Sálete y dime si estás pa' mí. Como estoy puesto pa' ti. Tengo una suerte. Y te va a ver si me da. È arrivato il mio cuscino, facciamo unboxing insieme, non guardate, ho messo i miei capelli, però devo ancora asciugarli. Hi. È arrivato qua su Amazon. Ciao. Hi guys, welcome. Ok. So zoomed. Ciao ragazzi, oggi è mercoledì e sono già le 2, quasi le 3 del pomeriggio. Non ho registrato niente tutta la mattina perché letteralmente sono stata a letto tutta la mattina. Avrei voluto fare un sacco di cose, però alla fine mi sono addormentata appena ho lasciato Giulia a scuola. E quindi poi quando mi sono svegliata verso mezzogiorno mi sono alzata e mi sono stirata i capelli. E perché avevo provato a mettermi la parrucca con i twist che avevo fatto ieri, però siccome si sono asciugati un po' così alla cavolo, ho avuto la base che era stragonfia, quindi ho provato a mettere la parrucca e non mi entra. Quindi cosa faccio adesso? Adesso vado da mia mamma e mi faccio fare le trecine attaccate da mia mamma, così vediamo se riesco poi a mettere questa parrucca, perché ho intenzione di metterla questo sabato che ho un baby shower di una mia amica e quindi ho assolutamente bisogno di avere una parrucca che ci sta. E quindi adesso vado da mia mamma, prendo anche già da scuola che finisce tra un po', poi basta. Mi hanno chiamato ancora da scuola stamattina dicendomi che ancora aveva gli occhi che le bruciavano e se potevano darle l'antistaminico, una cosa del genere, gli ho detto di sì, quindi quando la prendo a scuola poi vediamo com'è. 2 giorni di fila di sole, ragazzi, ancora non ci credo, fa stare così stra bene. Ovviamente ci sento, ci hanno ancora mangiato, perché cos'è il mangiare? Mettiamolo in secondo posto, alla fine who cares? Ovviamente adesso vado, quando prendo già l'isola da mia mamma, mangerò lì. As always. Avere una mamma che vive a 5 minuti di distanza da te è veramente il massimo, ragazzi. Godetevi le vostre mamme perché sono veramente importanti. È inutile che magari se avete 18-19 anni state lì a dire no, io appena scappo di casa o quando sarò indipendente me ne vado via di casa, non voglio più essere vicino a mia famiglia. Direte così, ma poi quando arriverete a una certa età in cui sarete stanchi, in cui avrete figli, avere la mamma a 2 passi di distanza è la cosa migliore del mondo. E in più i nostri genitori stanno pure invecchiando, quindi un giorno purtroppo non ci saranno più, quindi bisogna comunque goderseli al massimo e a pieno. Questo è il mio consiglio che vi do, consiglio della giornata. Siamo da macchia mio padre e siamo andando a fare benzina per lui a Costco. Ne abbiamo preso già Lisa and Jamal. Hi. Welcome to Tameside Council Early Education Funding. Please note your call will be recorded and the information will be stored in la strada, perché tanto for further information, please see the privacy notice on our website. Please choose from the...
preso la salsiccia, che è l'unica cosa che mi interessa da prendere qua a Costco. E poi adesso, anche mia sorella, e adesso che stiamo uscendo, credo di prendere la pizza, se c'è ancora la pizzeria. Non la vedo neanche, non ce l'ho mica. Ok, questo è Costco, ragazzi. Costco comunque come il metro che avete lì in Italia, comunque se non sapete cosa sia, Costco. Poi mi hanno preso una maglietta così, una felpa, 7 leggings, sono anche io sorpresa di quanti leggings siano qua sotto, sono 7 leggings, 5 magliette, un gilet, felpa con pantalone in velluto, questo bellissimo vestito con la maglietta. Martin e la felpa. Con quella shirt. Like. Tutto questo, ragazzi, ha solo 126 pound o qualcosa del genere, like, non ci posso credere. No, nuovo look. Come vi sembra questa? Ovviamente ho appena aperto la parrucca. Devo ancora fare baby hair e le cose che faccio, però l'ho solo messa su perché devo andare a portare mia sorella all'aeroporto. Però il rosso a lei che... Adesso sono nella macchina di mio padre, sistemare il tutto di modo che sia giusto per me. Mio padre mi odierà, lui odia quando gli sposto la macchina, gli specchietti e cose varie, però io non ci vedo. So, I need to move some things around. Adesso accendiamo e devo collegare il cellulare al Bluetooth. Bluetooth, cellulare, intendevo, devo collegare la macchina al Bluetooth. Comunque ho 3 minuti di registrazione, quindi ragazzi ci vedremo sicuramente più tardi. Appena mi metto lì un attimino, cancello un po' di filmati che ho registrato in questi giorni. Così almeno posso continuare a vloggare tutta la giornata. Quindi ci vediamo dopo. Peace! Qui? Io non so come ti ho fatto, non ti ho la finestra, la sua finestra. E te lì per il sole. Ok. Ma sai che ieri c'è un sacco di vento? Stanno a volare. If I'm broke, none of my business. Right. Well, wait, what was the name? That name again? Ragazzi, oggi il tempo di cacca è tornato, purtroppo questa è la situazione. È iniziato a piovere, pioveva stamattina, c'era il sole, un sacco di vento, adesso sta piovendo. Comunque sto cercando di fare in modo di installare la parrucca. Ho già messo il fondotinta qua e ho tagliato i baby hair, che poi dopo li farò domani, che domani vado al baby shower. Ho appena finito di editare il video,
sulla mia skincare. Ovviamente quando uscirà questo vlog sarà già online e lo troverete qua sopra sulla i. La linea skincare ci sta veramente tantissimo perché mi sento la pelle strabella e l'ho utilizzata anche stamattina, a parte la maschera ovviamente. Adesso vado da mia sorella e no, adesso vado da mia mamma e poi sarò lì finché non sarà ora di andare a prendere la risa da scuola. Mi piace la mia parrucca. I love this red. Yes. Mi sono dimenticata di dirvi che oggi è il compleanno del mio ragazzo. Ok, adesso non farò niente di speciale perché comunque abbiamo un sacco di cose da fare. Poi anche lui non è tanto nel mood. Però quello che voglio fare è fargli trovare una piccola sorpresina. Quindi voglio comprargli una piccola torta e gli ho preso anche un portafoglio che vi mostro dopo. Ragazzi, sono un po' di fretta perché il mio fidanzato sta per arrivare. Come vi ho detto, oggi è il suo compleanno, quindi volevo fare un piccolo pensiero per lui, anche se non è molto, però ho detto vabbè, facciamo qualcosina. Quindi gli ho preso questo smart wallet, che è uno smart portafoglio di quelli che schiacci e poi esce fuori la carta che ha bisogno. E sto cercando di impacchettare, ho appena finito di scrivere il bigliettino per lui. E lui è per strada, lo sto guardando dalla localizzazione. Andiamo dov'è? E è ancora abbastanza lontano. Oh mio Dio, dov'è? Ok, è in autostrada. Oh my God. Oh my God, mi devo sbrigare. E quindi niente, sto cercando di impacchettare il suo regalo. Gli ho preso la torta. Solamente due fette di torta da cake box. E poi basta. So già che lui non se l'aspetterà perché ovviamente sa che questo periodo qua mi ha sempre detto che non avrebbe voluto fare niente e che comunque era triste. Gli ho fatto gli auguri stamattina e basta. Pensate che stamattina quando gli ho fatto gli auguri non si ricordava neanche che era suo compleanno, insomma, immaginate. E quindi voglio fare in modo che lui arrivi a casa e lo saluto, gli faccio da mangiare come sempre. Poi lui pensa che io non ho fatto niente, non ho pensato a fare niente. E invece no, poi lo sorprenderò. A me piace troppo fare queste cose, quindi ragazzi lasciate perdere. Io sono molto per quando è compleanno le persone, mi piace molto fare i regali e non regali neanche expensive, like fare piccoli pensierini, regalare magari un bigliettino, una carta, portare la torta, chiunque questa persona sia. Infatti boh, io mi diverto, nessuno della mia famiglia fa cose del genere, però io sì. Quindi anche quando ci sono altri compleanni è sempre così, dico sempre dai, allora facciamo qualcosa. Tipo per il compleanno dei miei genitori, vabbè, non è che abbiamo fatto tutto quanto, però abbiamo detto dai, facciamo una piccola sorpresina, prendiamo la carta, prendiamo una bustina di soldi, giusto per, io no, sapete, c'è la crisi, quindi i soldi fanno sempre bene. Quindi oltre a quello, io sono andata poi a Asda, ho comprato una card e le ho comprato pure lo spumante. E loro non sono... Ah! Cosa fare? Loro non se lo sono aspettate per niente. Pensavano che noi ci eravamo dimenticati. Invece, boom! Io, mio fratello, mia sorella e le altre mie due sorelle in videochiamata le abbiamo fatto una sorpresa. E loro erano stra contenti. Vorrei tanto che altre persone avessero la stessa energia per me. Diciamo. Vogliono... Non si può pretendere e alla fine non si fanno queste cose per poterle ricevere indietro. Le fai giusto perché le vuoi fare, no? Quindi... Anywho, non so a che punto sarà. Spero che non è ancora qua vicino. Così posso buttare via tutto, nascondere tutto. Ho già nascosto le torte, le due fette di torte nel frigo. In modo che quando lui, sicuramente, perché lui quando entra, prima cosa che fa... andare in cucina a aprire il frigo, quindi ho nascosto per bene. Quando sono di fretta non riesco a fare niente, ragazzi, non riesco a fare niente. Anche già Lisa sta preparando lei il suo bigliettino per lui, che anche lei, diciamo che lei è molto simile a me su questo, mamma mia, molto simile. Ma ci sono compleanni, lei è sempre la prima. Oh, che carino, wow. Su questa carta c'è scritto King for the day, non è una cacciata. Ok, adesso nascondiamo tutto. Ho pure preso i numerini, ho scritto 31 da mettere sulla porta. Questo lo nascondiamo, questo mettiamo. Vado lì adesso, qua dentro. Ok, ancora lontano. Yes! In più mi sta pure portando Suya.
perché è andato, a tagliare i capelli e poi li faccio, vabbè, visto che sei lì in quella zona lì, si chiama Mosson, in quella zona lì è piena di nigeriani, comunque è una piccola Nigeria. E quindi ovviamente ci sono negozi dove fanno cibo nigeriano, quindi gli ho chiesto, visto che vai lì, portami del suya. Se non sapete cos'è suya, si scrive S-U-Y-A, fate Google e vedrete cos'è, la cosa, la carne più buona del mondo. Regalo fatto, biglietto fatto, numerini, la torta è nel frigo, non so se vi mostrerò, magari vi mostrerò ad o no, sapete come vanno le cose. Se vedete, ok, se non vedete, ve lo racconterò, sarà un bel ricordo da raccontarvi, so? Ci vediamo dopo. Mi spiace veramente tanto che l'anno scorso non vloggavo quel periodo che c'è stato il suo compleanno, perché l'anno scorso è stato un po' sorte. L'anno scorso veramente ho fatto una cosa bellissima. Se riesco a trovare i filmati ve li inserisco da qualche parte. Ho allestito tutto il salotto, ho messo tutti i palloncini, ho scritto il banner Happy Birthday, gli ho fatto il regalo, gli ho messo per Happy Birthday appeso sul muro, gli ho fatto come regalo un profumo. Gli ho comprato Cape Coast, che è un ristorante che abbiamo qua a Manchester, danese, quindi ho preso jollof rice, fried rice, ho preso la carne, plantain, quindi gli ho fatto la cenetta direttamente da Cape Coast e poi gli ho preso la torta da Cake Box. C'è stato veramente tanto, è stato il suo primo compleanno da quando siamo insieme e in più lui non se lo aspettava perché stavamo insieme solamente da febbraio, marzo, aprile, 2 mesi e gli ho fatto una cosa del genere, infatti c'è rimasto, cioè c'è stato veramente, è rimasto senza parole perché ha detto come è possibile che una ragazza con cui sto da così poco tempo ci ha messo così impegno e amore per organizzarmi una festa di compleanno, ma in effetti non è una cosa che faccio sempre. Comunque è arrivata mia sorella e mi ha portato la pizzetta, la focaccia, oh my god, è qua, è arrivato. Poi dopo vi racconto come andrà. Ok, in questo momento è al telefono con il suo amico, non so perché sono al telefono, sono in videochiamata con il suo amico della Svezia e quindi non mi sta cagando. Non è che mi sta cagando, però è al telefono, non può mettere giù ovviamente. E l'ho preparato da mangiare e ho detto a Giorgio di non dire niente ovviamente, di far finta di niente come se si fosse dimenticato di questo avvenimento e quindi niente, sto solo aspettando che finisce di parlare, così poi dopo finisce di mangiare e poi dopo mostrerò la sorpresina. Yummy. Mi ha appena chiesto dov'è il mio regalo. E io ho fatto tipo come per dire, sorry, quest'anno non c'è niente, però... Adesso mi devo preparare, oh my god. Adesso chiamo già Lisa e le dico... Adesso chiamo già Lisa e le dico di prepararsi. Quindi mi preparo pure io e... Oh my god. Sorpresa, riuscita, è rimasto stra contenta, stra sorpreso perché non se l'aspettava, come vi ho detto prima mi aveva chiesto ma dov'è il mio regalo? Io ho fatto finta di niente e alla fine gli abbiamo fatto la piccola sorpresina, era stra contento, anche Gelisa gli ha fatto una piccola cartolina, le ha scritto Happy Birthday, cose così, e quindi è stra contenti, sono contenta, siamo tutti contenti, quindi ora tra un po' ora di dormire, quindi ovviamente vi saluto qua, domani c'è baby shower e registrerò tutto il baby shower domani, quindi ci si vede domani. Buongiorno ragazzi, oggi è sabato e oggi mi sto preparando per andare a baby shower che vi avevo detto ieri sera, quindi adesso mi sto truccando, sto finendo di installare pure la parrucca e poi we are ready to go. Sto mettendo questo vestito bianco semplice, non voglio mettere niente di che, e poi adesso sto cercando di capire cosa mettere per ai piedi, se mettere tipo stivali o mettere
scarpe da ginnastica, perché comunque è una festa di compleanno, quindi non è che festa di compleanno, un baby shower, quindi non è che voglio essere chissà quanto tirata, quindi è questo. Ok, sono pronta, sono già le 2:30 e la festa inizia alle 2:30, quindi sono veramente in ritardo, però adesso sono pronta e partiamo, ci vorrà poco tempo, ho dovuto incartare pure il regalo e quindi quello mi ha fatto perdere un po' tempo, quindi let's go. Ok, sono appena arrivata, non c'è nessuno nel parcheggio, quindi sembra che forse sono solo io, oppure magari chi c'è già magari non ha la macchina e sono l'unica parcheggiata qua, vabbè. Anyway, sono in macchina con Jamal and Jaliza and we are ready to go in. Yeah, what's your name again? Eliana. Eliana. Yes. È come l'Eliana. Eliana. Okay. I know, I think we... Oh wow, it's so beautiful. Festa finita, baby shower finito e niente, adoro talmente tanto questi capelli perché veramente the quality is better, cioè proprio vedo proprio una differenza sostanziale, boh. Però sì, like quasi quasi mi dispiace pure togliermi il trucco e you know, mettermi in pigiama, togliermi la parrucca perché veramente I look so nice, I look so beautiful. E il trucco è ancora fresh, abbastanza fresh. A parte la bocca che avevo messo il lip liner, ovviamente se n'è andato, mi sono portato solo dietro il lucidalabbra. Però vabbè, adesso sono le 9:30. Sto aspettando che mio ragazzo, mio fidanzato, venga, perché lui è venuto direttamente lì al baby shower con la sua macchina, quindi ovviamente adesso deve tornare qua a casa e quindi ovviamente deve raggiungerlo. Sono già in pigiama, capelli come una pazza dopo che l'avevo sistemato i capelli e serati, però vabbè, e si porta dietro un souvenir, palloncini. Aspetto giocando. Per giocare. E quindi niente ragazzi, diciamo che chiudiamo oggi la giornata, oggi sabato, concludiamo la giornata, domani è domenica e credo che concluderò il vlog poi direttamente domani, quindi ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, oggi è domenica, oggi niente di che, niente di speciale, andiamo a fare solo un po' di commissioni e cose varie, quindi non credo che vi mostrerò nulla, quindi devo andare a portare questo vestito da mia mamma che me lo deve aggiustare, ed è un vestito per il matrimonio tradizionale che dobbiamo fare, lo faremo molto 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 piccolo e quindi me lo devo aggiustare perché ho preso un po' di chili, quindi non mi entra più, quindi sono giornate di commissioni, magari ci aggiorneremo più tardi. Dai. Ciao ragazzi, adesso è sera, sabato, domenica sera, e diciamo che è ora di concludere qua il vlog. Come vi ho detto non ho fatto niente speciale tutto il giorno, quindi sono andata a fare la spesa, poi sono andata a sistemare il vestito della mia mamma e poi basta. Quindi abbiamo concluso una settimana di registrazione finalmente, non capisco perché non fa focus, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo concluso una settimana. Buongiorno ragazzi, oggi è martedì, oggi nuova giornata,
Ieri era lunedì e come ogni lunedì lavoravo, quindi ovviamente non ho registrato nulla. Oggi vado all'università e ritorno all'università finalmente dopo settimane. E non dico finalmente nel senso che mi manca, però sì, bisogna tornare. Facciamo le ultime due settimane e poi mi metterò a Simon a consegnare e we are done for the year. Like, done for the year! Mi manca un minuto di registrazione, quindi adesso vado a cancellare un po' di clip se le sposto sul computer e poi continueremo a vloggare per la giornata. Devo pure metterlo in carica prima di uscire, assolutamente. Ciao ragazzi, oggi sto facendo un vlog dal cellulare per dimenticare la telecamera a casa e siamo a Trafo Santa ed è presto, sono tipo le 11, non c'è quasi nessuno e siamo venuti a fare uno shopping velocissimo perché mia sorella deve prendere qualcosa per il matrimonio, per il mio matrimonio. E io già ho preso delle cose che vi farò vedere. E quindi siamo qua, Santa! Sto provando questa giacca, ragazzi. Che dite? La prendo o non la prendo? C'è anche la versione nera. Per mia sorella dice che è più bella questa qua. La prendo. Alla fine ho deciso di prendere questo e poi ho preso anche il profumo che prendo sempre, Rose Garman, buonissimo ragazzi, buonissimo e costa solamente, wow, adesso costa 22 pounds, prima costava 18 pounds. E niente, quindi adesso siamo Zara Kids, che mia sorella sta cercando un vestito per il matrimonio per sua figlia e poi io devo cercare una maglietta per il mio ragazzo che deve andare in Italia in questi giorni, quindi shopping time! Siamo tornate nel nostro camerino ed eccola lì che prova i vestiti. Questo è molto bello, sembra un dupe di Skims che è trovato qua da Zara. Mi sa che lo prenderò io probabilmente anch'io. E lo metterò in qualche altro. Ti giuro, io lo prendo per me stesso. Ok. Buongiorno ragazzi, oggi è venerdì e sono all'università, sono nella stanza università che sto cercando di finire un progetto. Diciamo che ho dovuto riniziarlo di nuovo da capo perché l'ho perso completamente, però adesso che l'ho rifatto è anche meglio. Praticamente sto facendo questo grosso cellulare dove poi dopo puoi accedere e puoi accedere ai vari giochi e tutto questo è tutto incentrato su Beyoncé, perché abbiamo dovuto fare questo assignment in cui abbiamo dovuto fare un business proposal per una compagnia, un business proposal per una casa discografica e io ovviamente ho scelto Beyoncé perché è la mia, you know, idola. E quindi abbiamo dovuto fare un business proposal e proporre qualcosa di innovativo per i nostri artisti che abbiamo scelto. E quindi ho deciso di creare questa specie di ambiente, non so neanche come dirlo. E in questo ambiente qua, diciamo che accedi tutto dal cellulare, che ho messo qua. Il cellulare sembra piccolino, ma adesso vi faccio vedere da vicino. Una volta che accedi dal cellulare tramite un QR code, un codice QR, che troverete in teoria dentro il sito di Beyoncé. Tutto questo non è vero ragazzi, solo pretendiamo. E una volta che entri in questo QR game hai accesso a tre giochi. Una volta che fai questi tre giochi, li completi e poi rispondi a delle domande inerenti alla vita di Beyoncé o alla sua carriera, avete la possibilità di vincere una giornata intera inclusiva in qualsiasi città volete scegliere, una delle città dove lei farà il concerto quest'anno. E in più avrete la possibilità di vedere in anteprima privata i video musicali del suo album che ancora non ha tirato fuori, che ancora non ha pubblicato. Quindi questa è lì l'idea che sto facendo. E ragazzi, mamma mia che mal di testa, però adesso vi faccio vedere. Quindi questo è il cellulare e man mano che poi vi avvicinate al cellulare, facciamo così lo zoom, vi ritrovate dentro questa stanza. Questa stanza, adesso aspettate che giro un pochettino, in questa stanza abbiamo Beyoncé che è pelata, però non fate caso, una volta che mi avvicino si vedono i suoi capelli, questa l'ho creata io, questa è Beyoncé, con il suo logo dietro, e poi
abbiamo i tre giochi. Uno che sarebbe tipo connetti tipo i punti, i numeri, no? Però l'ho messo in questo Game Boy, così richiama un po' gli anni 90, che è ovviamente quando la carriera di Beyoncé è iniziata. E ovviamente non posso rivedere il gioco perché è tutto ipotetico, quindi i fans devono arrivare su questa piattaforma. Mi sono dimenticata di mettere il colore sulla piattaforma, un attimino. Starter, piattaforma, dov'era? Eccolo qua. Ok, girare un po' questo Game Boy, è un po' storto. Ok, quindi dopo di questo poi avete accesso a un puzzle che in teoria dovrebbe esserci tipo un'immagine di Beyoncé, non so, dovete quindi risolverlo. Come vi ho detto, tutto ipotetico. Ho messo Beyoncé sul muro, ovviamente. E poi abbiamo trova le differenze. Ovviamente queste due api qua che richiamano il Beehive sono uguali, però you know, diciamo che dovete capire più o meno l'idea in sé. Quindi questo è tutto ciò che ho creato finora. L'ho dovuto rifare tutto in 2 ore, tutto da capo. Ecco la mia Beyoncé, vediamo se la vediamo da vicino. Che dite? Assomiglia a Beyoncé? Per niente. Ah, dov'è? Ta-da! Hello, 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 I'm Beyoncé. E quindi facendo sono rimasta, credo che sono l'unica rimasta qua, che sono andati via tutti, e quindi continuerò con il mio progettino. Como ya la vi, solita, pues me pregunté qué pasa cuando me bailó cerquita, eso fue descomunal. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Vamos a hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las 3. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Vamos a hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba. È crashato. Wow. Ma veramente non c'è più nessuno. Ci sono ancora un paio di persone. Persone disperate. Settimana prossima devo consegnare un assignment. No, il 9 devo consegnare un assignment, che non è questo, è un altro. Questo qua lo devo consegnare più avanti, però preferisco farlo adesso perché quell'altro assignment che devo consegnare settimana prossima posso lavorarci da casa, mentre questo qua devo per forza farlo qui assolutamente. Quindi che altro metto? Non so che altro mettere. Dopo 100 ore ho finito, sono le 5 ed è ora per me di andare a casa. I'm so freaking tired. Ci vediamo dopo o domani, ma chi lo sa quando.